Dobbiamo fare alcune comunicazioni doverose riguardo all'evolversi della situazione del coronavirus. Intanto una premessa. Abbiamo letto qualche polemica riguardo a una comunicazione scarsa o insufficiente. Così non è. L'ultima comunicazione video è avvenuta venerdì scorso. Ovviamente stiamo lavorando moltissimo, ognuno con le sue competenze, nessuno ha doti paranormali per risolvere il problema del coronavirus. Mai come oggi occorre razionalità, calma e intelligenza. Lo dico ai non numerosissimi, per fortuna, sciocchi che scrivono su Facebook dichiarazioni deliranti. Molti di loro saranno rintracciati, ovviamente, e verrà il momento, dopo tutta questa vicenda, di fare chiarezza su alcune dichiarazioni e comportamenti. Lo dico con grande serenità, perché noi stiamo lavorando moltissimo, con grande fatica, a rischio personale. Io sono tutti i giorni in comune e altri sono tutti i giorni alla protezione civile, e rischiando ovviamente anche la nostra salute. Questo è un dovere che abbiamo, perché ognuno deve essere consapevole delle proprie responsabilità, però ovviamente chiediamo non solo la massima collaborazione, ma almeno il comune senso del pudore riguardo alla propria intelligenza. Premesso questo, ovviamente daremo i dati legati alle positività nella nostra città, che a ieri, al pomeriggio di ieri, perché a noi ci arrivano le comunicazioni nel pomeriggio da parte di ASL e noi dobbiamo dare solo le comunicazioni ufficiali, non i chiacchiericci, sono 9 casi, di cui uno totalmente di importazione, per cui fino a ieri la situazione era abbastanza sotto controllo. Si è verificata la vicenda dell'ospedale, come molti di voi sapranno, e voglio ringraziare in questo caso davvero gli operatori sanitari che stanno lavorando con grande abnegazione e grandissimi rischi. La vicenda dell'ospedale ovviamente ha riguardato un contatto probabilmente precedente alle norme restrittive che si sono verificate, che ha determinato una serie di positività da parte di operatori sanitari, medici e infermieri, che si stanno valutando, e domani daremo i numeri anche su questo. Io posso dare solo numeri ufficiali, non chiacchiere, non sono neanche chiacchiere da bar, perché al bar non ci va più nessuno. Aggiungiamo ovviamente che la situazione è complessa, difficile, come dovunque, tutti stanno lavorando alacremente, ma il coronavirus non si sconfigge cercando capri espiatori, né tantomeno cercando di individuare responsabili che non esistono. Tutti stanno lavorando nei limiti delle loro capacità, ma con grande abnegazione. Da questo punto di vista voglio aggiungere ovviamente che i reparti dell'ospedale, che sono stati in qualche modo coinvolti, essendo in prima linea di questa vicenda, sono tutti oggetto di tamponi per quanto riguarda gli operatori sanitari. Stiamo lavorando, anche se non è nostra competenza diretta ovviamente, a cercare di reperire più tamponi possibili per gli operatori sanitari, a cominciare dai medici e agli infermieri dell'ospedale, del territorio e della Muzzibetti, che sono in prima linea, sono i più esposti ovviamente e con le situazioni più delicate. Realizzeremo quanto prima la sanificazione. Anche su questo argomento voglio essere molto chiaro: la sanificazione non sconfiggerà il coronavirus. Chiunque lo dica, lo pensi, lo speri, non è attendibile. La sanificazione non sconfiggerà il coronavirus, non ne diminuirà gli effetti, tuttavia verrà effettuata, poiché è tutto quanto si può fare per alleggerire e stemperare la tensione, va fatto, perché credo che il messaggio più importante sia quello di dimostrare che si fa tutto il possibile. Ma se si aspettano effetti miracolosi dalla sanificazione, questi non ci saranno sicuramente. Lo posso già anticipare con grande convinzione, perché questo mi dicono gli esperti. Abbiamo chiuso, ahimè, i cimiteri, altra nota dolente, ma d'altra parte non si può fare altro. Siamo nella fase di massima espansione del virus,
Vorrei aggiungere anche da questo punto di vista una considerazione un po' triste, anche perché ho letto, sentito alcune considerazioni. Chi è colpito dal virus non è un delinquente, non è un colpevole, non è un nemico, è una persona colpita dal virus. E il virus può colpire chiunque di noi, chiunque abbia avuto un contatto. Quindi a queste persone va la massima solidarietà. Non si può fare la caccia alle streghe. È un atto di inciviltà inaudita che mi dà molta amarezza, dico la verità. Non pensavo che fossero persone, una soggetta, anzi la femminile, addirittura definito una signora colpita dal virus, incriminata. Non è un crimine essere colpiti dal virus. È una disgrazia che può colpire, che possiamo subire tutti o quasi tutti. Io credo che il fatto peggiore che si può verificare è la mancanza di umanità e di solidarietà in questa vicenda, perché il distanziamento sociale al quale tutti siamo obbligati non si deve rendere irrazionali. Noi daremo costantemente comunicazione dei casi di positività a Città di Castello, dando nel contempo anche tutti gli estremi legati ai provvedimenti, agli accorgimenti che verranno presi, spesso in sede ospedaliera, perché ripeto, gli operatori sanitari sono in prima linea, sono i più esposti, sono i più in difficoltà, a loro va data la massima solidarietà. Io sarò tutti i giorni in comune, ovviamente, perché questo è il mio dovere, non sono mai mancato. Poi la positività potrei averla anch'io, chi lo sa, ognuno di noi può essere positivo e non saperlo. Questo messaggio deve essere chiaro a tutti, altrimenti diventiamo barbari incoscienti. E soprattutto si stia tranquilli, da noi ci sarà la massima trasparenza riguardo ai dati, alle comunicazioni. Noi abbiamo un unico vincolo che non possiamo superare, che è il rispetto della privacy. Non possiamo dire nomi, non possiamo andare dietro alle chiacchiere, non possiamo comunicare cose presunte o positivi presunti, possiamo dare solo dati certi. E i dati che vi ho dato sono quelli certi che mi sono stati comunicati da ASL ieri pomeriggio. Ogni pomeriggio mi verranno comunicati i dati e ogni giorno aggiornerò tutti. Ben sapendo, però, lo ripeto, come per la sanificazione, che tutto questo non risolverà il problema del contagio. Questa è una grande battaglia, una grande guerra che si mette a dura prova tutti quanti, il sottoscritto per primo. Quindi chiedo un po' di buon gusto e un po' di buon senso. Credo che siano necessari in questo momento, lo sono per tutti. Perché, lo ripeto, chi è più esposto, chi è più in prima linea, chi ha più contatti, rischia di più e fa rischiare la propria famiglia. Merita almeno il rispetto. Grazie.